Possiamo sono d'accordissimo fare però, un per cortesia adesso non facciamo no perché lei mi insegue dentro un negozio no, perché io ho fatto 20 metri a piedi e sto spendendo dei soldi in aziende in difficoltà io devo fare il mio lavoro. Ma lei fa il suo lavoro, ma lei lo sa che un'ordinanza non può prevaricare quella che è la Costituzione? Non lo sa la libertà. Io sto semplicemente passeggiando, entro in un negozio, compro delle cose, lei mi insegue perché io sto acquistando dalla signora. La signora ha bisogno di fatturare e di sopravvivere. Allora, questo è. Se la mettiamo in questo caso qua. Questa è la realtà. Facciamo una cosa. Io mi limito a identificarla perché questo è il mio lavoro. Io non ho un documento, io non ho un documento dietro. Comunque, mi devi identificare. Lo sapete, quindi lo scrivete. No, io sono qui. Sapete, io sto parlando con un contatto che non c'entra nulla, non ci siamo mai visti. Però lei le pare che uno che fa 10 metri per comprare una cosa in un negozio deve essere inseguito? È assurdo, lei lo capisco il suo lavoro. E a me mi dispiace che a voi vi mandino a fare la caccia all'uomo in centro storico, dove uno viene a spendere dei soldi perché fa 20 metri in un contromano inventato da un'ordinanza. Io posso essere d'accordo con lei questo nel fatto di fare praticamente... La caccia all'uomo. Per forzare la cosa. E mi può star bene, però ci sono delle cose che poi... hanno non delle conseguenze, però ci sono delle procedure che vanno fatte, vanno portate a terra. Sì, ma c'è anche una Costituzione che... La Costituzione, che tante che cose evidenzia... Con un DPCM ne hanno, praticamente hanno, la Costituzione... È stata calpestata. Se la sono mangiati. Però se la sono mangiati, d'accordo con me che se la sono mangiati. La polizia che praticamente... Però voi dovete avere buon senso. Se una persona fa 10 metri contromano, sì, perché sta spendendo dei soldi in un negozio, in senso, io posso non comprare una maglia a mio figlio? Le pare? Se praticamente non la identifico, il buon senso, a lei non gli fanno niente. A me praticamente... Vabbè, io mi chiamo... mi ha identificato, ecco, non ho un documento dietro, non sono obbligato a dire. Date di nascita 29. Lei se lo segna, poi fa quello che vuole. Eh sì, sono entrato, sto acquistando, ma mi stanno inseguendo perché ho fatto 10 metri contromano e non posso acquistare una camicia a mio figlio. Non è che stiamo seguendo. Ma lei mi ha seguito dentro un negozio, ma le pare? Come le pare? Ma i ladri vanno inseguiti, cioè se vuole la porto con me alla stazione. No, io ero dietro. Se vuole la porta con me alla stazione ferroviaria, andiamo lì, c'è una zona di spaccio, andiamo insieme e lì fa un bell'intervento. Lì davvero guardi, fa un bell'intervento. Lì, io non voglio mettere in difficoltà lei, perché guardi, no, però, le forze dell'ordine, per io le stimo le forze dell'ordine che vi ho fatto un lavoro. Scusate, sottopagati. Se uno va contro mano, la insegue e le chiede il nome, questo fa. La insegue e le chiede il nome. Posso continuare a fare shopping? 29. Lei mi ha identificato e continua a fare il mio shopping senza dove che mi sia. No, è a San Severo. Ok. Dove che abita? Abito a 5. Lei mi ha identificato e se io posso farmi i miei 50 metri comprando delle cose? Buongiorno. Ottimo, grazie a lei.